Buonasera, buonasera e benvenuti all'intervista, parliamo questa sera di cinema e lo facciamo con ospiti qualificati, in studio con me Massimiliano Cavaleri, direttore artistico del premio Troisi, giunto quest'anno alla dodicesima edizione, collegata in diretta invece una delle premiate, l'attrice Lucrezia Lante della Rovere. buonasera anche a te Lucrezia. Buonasera a tutti voi, ciao. E Allora, ormai, ormai ci siamo, il premio si terrà quest'anno dal 16 al 18 giugno, dunque, manca meno di un mese. E i riflettori si accenderanno su quella che è diventata una vera e propria kermesse nazionale dedicata al grande Troisi. Cavaletti. Sì, buonasera a tutti. Sì, anche quest'anno ricordiamo Massimo Troisi in un anno particolare perché sono i 70 anni dalla nascita di questo grande artista, attore, regista napoletano che Prova Salina girò. L'ultimo suo film, un film considerato uno dei capolavori del cinema italiano recente, Il Postino, candidato a quattro premi Oscar, vincitore di un premio Oscar per le musiche, è un film che ha reso Salina. È il tramonto di Pollara celebra in tutto il mondo e che noi ogni anno ricordiamo e celebriamo proprio in quei luoghi così magici. Ecco, tra un po' parleremo eh, del premio così come è nato, ricostruiremo tutta eh, la storia e scopriremo anche tutti i premiati. Dicevamo eh, a ricevere il riconoscimento anche Lucrezia Lante della Rovere. Lucrezia, cosa ha rappresentato Troisi per il cinema italiano un grandissimo attore, un grandissimo artista. E... Un poeta io ricordo, non, non l'ho mai conosciuto, Troisi, però um, ogni volta che lo vedo, che lo rivedo, che quando, uno, quando voglio andare a vedere eh, qualcosa di forte, di commovente, lo vado, lo vado a cercare, lo vado a googolare. Ed è, mi, ha, mi ha sempre trasmesso anche una grandissima umanità, pur non conoscendolo. È non so, una persona che, che ho amato e che amo e che sta nel mio immaginario. Eh, così col, mh, lavorativo e artistico eh, lo conservo nel cuore nonostante non l'abbia mai conosciuto ecco un'attrice affermata come te avrà ricevuto eh, tanti premi tra, tanti riconoscimenti ecco, ma riceverne uno intitolato proprio a Troisi cosa significa? Beh tanto significa finalmente <ride> venire a Salina venire a, questo, a partecipare a questo festival che con Massimiliano ci siamo rincorsi eh, tante volte poi so che c'è appunto Maria Grazia anche, no, che la, la madrina, giusto? Sì, 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 Maria Grazia Cucinotta è la madrina madrina da 12 no, anni da 12 anni e che appunto sono molto felice di, di, di rincontrarla e comunque ricevere un premio è sempre un grandissimo onore e sono molto felice di, di essere premiata e di venire tra, tra poco di stare lì con voi Massimiliano Parliamo dei premiati, ecco, intanto scopriamo il cast di questa dodicesima edizione Beh innanzitutto un, un attore che è molto amato, soprattutto un grandissimo attore eh, televisivo, teatrale Reduce proprio negli ultimi giorni ha finito la tournée teatrale eh, di uno spettacolo molto bello Ha avuto un grande successo, sto parlando di Enzo Iacchetti e lo storico conduttore di Striscia Notizia, noi per tante edizioni abbiamo avuto Ezio Greggio per circa 3-4 edizioni del Festival, un po' di anni fa, e adesso invece daremo il premio Torisi a Enzo Iacchetti. E poi avremo con noi Michele Andreozzi, che è un'attrice, sceneggiatrice, regista, anche conduttrice televisiva. Di recente ha partecipato al programma Belve, ha avuto grande riscontro, lei faceva i monologhi. E poi Vittoria Belvedere è un'altra attrice che da un po' di anni inseguo, molto bella, molto brava, che ovviamente riceverà. Il premio, il premio Truisi e poi abbiamo Luca Barbareschi, un altro nome che tra l'altro alle isole Olie è, è di casa perché lui trascorre un po' le vacanze anche a Filicudi, dove ha una, una casa, quindi lo sentiamo anche insomma, vicino, al nostro conterraneo anche se diciamo, non è originario delle isole. Delle Isole Eolie. E poi avremo con noi una chicca del Festival, Anna Pavignano, compagna di Truisi, scrittrice e sceneggiatrice. Ha sceneggiato gli ultimi du due documentari a lui dedicati. E quindi sarà un piacere nei 70 anni della nascita ricordare Truisi anche con Anna Pavignano. E qualche altro ospite te lo svelo fra poco. Allora, tra un po' vedremo anche la locandina. Il programma della manifestazione è consolidato ormai da, da 12 anni, non ci saranno soltanto proiezioni e dibattiti, ma ci sarà anche dell'altro. Sì, il festival come dico sempre è una grande occasione, un grande contenitore anche culturale, tratteremo anche di alcuni temi di attualità, ovviamente le interviste, i premi, le proiezioni cinematografiche sono al centro dell'attenzione, però durante il festival vengono... Ovviamente anche svolti degli eventi collaterali che servono anche a valorizzare la nostra terra, i prodotti tipici, naturalmente il, le isole Ole come patrimonio unesco, quindi il festival e il Cino diventano anche uno strumento di promozione, di valorizzazione del nostro territorio e soprattutto un grande veicolo economico perché portiamo tanta gente a Salina che come nel caso di Lucrezio, di altri artisti, di altri eh, personaggi, partner, ovviamente anche giornalisti, la prima volta che vengono alle Oli e questo ci fa molto piacere, la prima volta che vengono a Salina e devo dire che poi chi viene la prima volta ci torna sicuramente. Lucrezio, il cinema negli ultimi anni ha subito un mutamento, è cambiato anche il cinema italiano, le produzioni italiane del nostro, del nostro paese ecco, a livello nazionale ma anche internazionale riescono sempre ad imporsi e ad avere un loro successo? Ah sì, direi di sì. Poi adesso abbiamo anche tutto il mondo. Anche, sta cambiando, sta cambiando tantissimo. Già il fatto che eh, tutto adesso lo vediamo sulle piattaforme, sicuramente c'è un grandissimo cambiamento. Anche se poi l'emozione che rimane no, di vedere un film in sala, eh, secondo me questo va, va spronato, va, va un po' combattuta la, diciamo, la pigrizia e la. Eh, insomma, la, la comodità di vedere di, di avere tutto quanto a nostra disposizione a casa, io sono per battaglia per andare al cinema per riuscire a vedere il film sul grande schermo. Anche se poi mi rendo anche an conto, anche io che sono vittima poi del divano e <ride> di vedere le cose a casa. Quanto Però la insomma, andiamo quanto la pandemia ha, pan ha penalizzato il cinema? La pandemia ci ha, ha anche però dato tanta... tanta sì, cioè certo, ha penalizzato tutti, la pandemia è stato un disastro di tutti i settori, in tutto, in tutto il mondo. Ehm, ci ha dato anche, però, tanta voglia, adesso tanta voglia di uscire di e eh? di, di, di ricominciare, speriamo. Però, insomma, siamo anche stati a casa, durante la pandemia ci siamo anche resi conto di quanto il cinema, il teatro, la letteratura, cioè tutto il mondo anche dell'arte... E del, del, di quello che noi abbiamo bisogno come nutrimento, come sia importante, di, di, di quanto le persone hanno bisogno poi di nutrirsi, no? anche di, di, di arte, di, eh, di, di, cose, di cose belle. Questa è la pandemia, secondo me, ce l'ha fatto capire. Infatti, si vendevano più libri, si vedevano più serie televisive, si, insomma, ci siamo nutriti abbastanza. Poi, certo, è stato un periodo molto difficile, di, di, di grandi danni. Un periodo difficile, Massimiliano, che però non ha penalizzato il festival, che non Ma si è mai assolutamente fermato. Assolutamente no, anzi il festival si è fermato, durante la pandemia siamo riusciti a farlo, siamo stati fortunati perché allora il festival era a fine luglio quando il Covid lasciava un po' di trega durante l'estate, prima poi del ritorno in agosto con il contagio, ma io sono d'accordissimo Lucrezia, durante la pandemia io vedevo sette film al giorno e leggevo un libro a settimana quasi quasi rimpiango di avere tutto quel tempo libero, però no, no speriamo che non torni nessuna pandemia, però è stata un'occasione poi sono d'accordissimo Lucrezia, bisogna assolutamente tornare nelle file cinema. cinematografiche sta succedendo questo, anche perché Tornatore ci spiegava che l'emozione di vedere un film è anche la trasmissione, non soltanto quella verticale, cioè dallo schermo, dal film allo spettatore, ma anche quella orizzontale, cioè persone sconosciute che non si conoscono e si emozionano guardando lo stesso film. Ecco, quanto serve un festival come il premio Troisi per promozionare le produzioni italiane, in questo caso eh, i film di Massimo Troisi? Assolutamente importante perché a Salina e l'isoleoleole non c'è un cinema, quindi anche il portare per qualche giorno in un'isola... Che non ha appunto questo accesso al cinema, quindi le persone per andare al cinema devono fare due ore di aliscafo Quando riescono, anche durante l'inverno c'è cioè mal tempo, spesso non partono gli aliscafi Quindi in quei giorni riescono veramente a fare un tour de force, a tuffarsi dentro un mondo di cultura, di film, ovviamente a contatto con gli attori. Quindi per gli isolani e anche naturalmente per i turisti è una grandissima occasione. E poi il festival, ovviamente, dà luce anche. A talenti emergenti, dà spazio ovviamente anche a giovani talenti. Noi abbiamo, nel tempo abbiamo anche dato dei premi a talenti che poi eh, si sono rivelati effettivamente eh, dei talenti importanti per il cinema e che erano giovanissimi, e questo è successo in tante edizioni del festival. Quindi, non è soltanto premiare ovviamente personaggi famosi, premi alla carriera, personaggi ovviamente di cosiddetti vip, ma anche dare spazio a queste forme d'arte ancora mai meno conosciute, a questi talenti sia siciliani che di fuori ancora non hanno la popolarità. Torniamo agli ospiti, ai premiati di questa dodicesima edizione. Sì, allora un'altra attrice che sarà con noi è Lucio Cone, che è un'attrice che insomma. A noi tutti piace molto perché oltre a essere una anche straordinaria imitatrice è un'attrice che ha interpretato tante commedie, ha lavorato con tanti registi alcuni dei registi con cui ha lavorato sono stati già premiati eh, a Salina qualche anno fa per esempio Fosso Brizzi e tanti altri e poi ci sarà il regista Massimiliano Bruno reddito del successo dei migliori eh, giorni un film molto bello in, diviso in tre episodi a cofirma con Edoardo Leo già premio Troisi qualche anno fa Massimiliano, Bruno sarà con noi, ci parlerà dei suoi prossimi progetti per ora sta facendo anche uno spettacolo teatrale quindi Massimiliano è un attore Fa teatro, è un grande regista cinematografico e soprattutto è un grande interprete della commedia. E poi posso anticipare: qui ci sarà anche un ospite musicale importante a cui tengo molto, perché quest'anno, proprio a Salina, festeggeranno i 30 anni di carriera musicale. Sto parlando degli AudiO2. Eh, cioè Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporo, gli Odo due hanno davvero eh, scritto una bella importante pagina della musica leggera e pop italiana, soprattutto collaborando tantissimo con Mina, scrivendo tantissime canzoni e anche duettando con Mina, con Mina e Celentano, con Mogol e quindi riproporranno alcuni dei loro brani più famosi, ritirando il primo Truisi eh, in, in ricordo ovviamente di Truisi. Eh, eh, Lucrezia, un premio che si svolge a Salina non a caso, proprio sull'isola è stato realizzato il film eh, che ha reso Troisi ma anche la Cucinotta famosi in tutto il mondo. L'Italia però si è in qualche modo dimenticata di questo grande artista? No, 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 ti dico, io ogni volta che voglio vedere delle cose belle, eh, Troisi fa, par fa parte del mio immaginario, delle cose belle di cui io ancora voglio nutrirmi. E poi sai, povera, 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 povero, eh. è un peccato che se ne sia andato via così presto, ma insomma, non, non si può dire che sia una persona scordata. C'era un, un altro premio, Massimiliano, dedicato a Troisi. Sì. Quando anni fa io ho dato il premio Troisi Nostro, diciamo, quello di Salina, a Maurizio Costanzo, eh, che in quel periodo stava anche poco bene, parliamo del 2016... E, e quindi sono andato a consegnarlo a Roma abbiamo fatto questa eh, sì, consegna straordinaria soltanto due casi abbiamo consegnato non a Salina, a Maurizio Sanzana, e a Anna Marchesini che poi purtroppo è venuta a mancare e vabbè, anche Costanzo era due mesi fa quando diedi il premio a Costanzo lui insomma, mh, ci tenne molto a questo premio perché lui era il direttore artistico del premio Troisi che, uh, che veniva fatto a San Giorgio in Cremano che è stato ripristinato qualche anno fa però per tanti anni, forse per questioni economiche non lo so, non, eh, non si era più fatto e quindi Costanzo e effettivamente ci aveva fatto i complimenti perché eravamo gli unici in quel periodo che ricordavamo Truisi attraverso un premio attraverso un premio su un'isola diciamo l'isola del Postino che è appunto Salina anche se il Postino per una piccola parte è stato girato anche a Procida però prevalentemente a Salina e quindi noi l'abbiamo sempre sentito forte questa, questo bisogno di ricordare Truisi a Salina e sicuramente quest'anno per i 70 anni sono usciti due documentari la RAI, insomma è stato dato molto spazio alla figura di Truisi forse negli anni scorsi ogni tanto è stato un po' Ecco, scordato a livello magari di manifestazioni o a livello televisivo, però sono d'accordo Lucrezia è nel cuore di tantissimi artisti lo so perché quest'anno raggiungiamo quota 83 premi turisi, quindi ho dato 83 big del cinema italiano il premio turisi e so l'emozione che hanno percepito alcuni hanno anche pianto, Enzo De Care e Sandra Milo hanno pianto quando hanno ricevuto il premio turisi ma non commossi, proprio pianto nel senso abbondante del termine. Ecco Massimiliano eh, ricostruiamo questo, questo premio nato 12 anni fa inizialmente come un festival, una rassegna cinematografica Sì, è nato nel, nel 2012, e fondamentalmente, io andavo a Salino in vacanza. Io sono un giornalista, mi occupo di cinema, ma non è il mio lavoro principale. Organizzo eventi culturali. Andando a Salino in vacanza, tutti parlavano di Massimo Troisi. però, effettivamente, nessuna strada, nessun monumento, nulla era stato dedicato, intestato a lui. Quando ho fondato questa rassegna cinematografica, ho chiamato i tre sindaci dell'isola perché Salina è l'unica isola che ha tre sindaci, mentre tutte le altre isole hanno come riferimento soltanto il comune di Lipari. Quindi, tre amministrazioni comunali diverse. ho detto: Scusate, dobbiamo fare qualcosa a Salina per Troisi. E quindi. La intestazione della prima strada, che poi è la passeggiata Massimo Turisi del Comune di Santa Marina, che poi è poi il porticciolo turistico, porta il nome grazie all'organizzazione del festival che ha addirittura donato il monumento dedicato a Troisi con la bicicletta del postino incastonata dentro questa scultura e che ancora oggi impreziosisce questa strada, l'abbiamo donato noi come festival all'isola. Da allora sono state fatte una serie di iniziative anche in altre parti dell'isola, qui sono due strade dedicate a Troisi. Viene proiettato ogni giorno a Pollare il Postino, è stato fatto un murales bellissimo, un'altra scultura. Quindi abbiamo dato un po' il là a tutte queste iniziative e soprattutto il Premio Truisi istituzionalizzato, grazie anche alla presenza di Maria Grazia Cucinotta che è ovviamente la prima attrice che l'ha vinto e l'ha ritirato. E poi Immancabile Madrina, presenza fissa ogni anno al festival. E poi grazie a questi 83 grandi personaggi del cinema, registi, attori, attrici che sono venuti appunto per il piacere di ricordare Truisi. Ci tengo anche a dire, e non è scontato, che tutti gli artisti del nostro Festival sono venuti sempre a titolo gratuito. Non hanno mai chiesto il cachet, sono venuti veramente per il piacere, l'onore e il privilegio di venire a Salina a conoscere i luoghi del postino e ricordare Massimo Turisi. Non è scontato e sia così in tutti i festival, dove ovviamente ricevono anche spesso dei cachet, ed è giusto che sia così perché è anche un lavoro. Lucrezia, l'isola di Salina è stata conosciuta in tutto il mondo grazie al postino, anche attraverso il cinema si fa promozione del territorio. Assolutamente sì, insomma, abbiamo visto anche sì, sì, in questi anni tutte le produzioni con le, con le varie sovvenzioni delle, no, delle, regioni d'Italia e quindi eh, con la partecipazione dei comuni e delle regioni eh, è, un, è una buonissima occasione. Sempre per, eh, per rendere, per pubblicizzare i territori, le culture, il nostro paese che è meraviglioso, e quindi raccontarlo anche attraverso il cinema. Ragazzi, io non vedo l'ora di venire. Eh? perché sono anni che Massimiliano mi sta invitando e non vedo l'ora di venire a Salina, sono felicissima. Ecco, Massimiliano, Lucrezia non vedo l'ora di venire, sono tanti gli artisti che poi chiedono di tornare. Sì, devo dire che ogni anno questo, chiamiamolo problema bello, perché è un bel problema che poi certe volte non trova soluzione. Sì, tantissimi attori con cui sono rimasti in contatto, alcuni anche stretto amicizia e questa è la, è la grande ricchezza poi che deriva dal festival, da organizzare un festival. E molti si sì, hanno il piacere di tornare perché Salina è un'isola che ha questa forte... E attrattività, sono tutte belle le isole italiane, tutte belle le isole oliane che sono molto diverse fra di loro, Salina ha anche questo forte conubrio fra mare e campagna, fra terra e quindi ci sono effettivamente, si crea un'atmosfera molto bella, poi come dico sempre anche agli attori il festival nostro non è il festival dove trovi mille fotografi, 3.000 giornalisti e 10.000 persone, è un festival di nicchia, un festival esclusivo, è un festival è bello per questo perché è oliano, qui c'è un'atmosfera molto familiare ed è questo probabilmente il nostro come dire fiore all'occhiello e cavallo di battaglia tocchiamo una nota dolente Lucrezia diceva che anche grazie alla collaborazione delle regioni dunque delle, degli enti locali si può fare promozione turistica attraverso il cinema, la politica ti è stata vicina in questi anni nell'organizzazione di questo festival? Allora devo dire non tanto, nel senso che il festival nostro come lo definisco io è un festival low cost per usare un termine in inglese anche se ora l'inglese in insomma sta un po' Per essere abbandonati in un certo senso, però è un festival a low cost, nel senso che il nostro budget con cui realizziamo il festival, che poi viene prevalentemente da sponsor privati, è molto, è molto scarno. E purtroppo oggi non è, non è facile accedere a dei finanziamenti, anche per esempio quelli europei sono molto complicati, quindi serve ovviamente un'organizzazione dietro che lavora tutto l'anno. E io e anche ovviamente la mia collega organizzatrice che saluto la giornalista Patrizia Casale di Messina, e, e lavoriamo e diciamo, lo facciamo per passione, facciamo un altro lavoro durante l'anno, quindi non possiamo dedicare neanche tutto questo tempo. Però eh, tutte le istituzioni regionali, devo dire che è sempre stata presente l'Assemblea Regionale Siciliana, mh, da sempre è stato l'unico diciamo, interlocutore mh, serio, affidabile. Che ci ha dato un piccolo sostegno, però. Gli assessorati un anno ci sono, l'altro anno no, bisogna sempre un po' inseguire, e, e, insomma le partecipazioni sono veramente minime, quindi noi lavoriamo molto con gli sponsor privati. D'altro canto l'isola di Salina può aiutarmi soltanto ovviamente con degli sponsor tecnici, quindi ovviamente con dei servizi, perché è un'isola piccola, non ci sono grossi imprenditori, quindi non, non si può pretendere che dall'isola vengano delle somme economiche importanti. Quindi il festival soffre un po' questo tipo di organizzazione, anche perché Salina essendo un'isola ha dei costi molto alti, ha una logistica complicata, noi abbiamo uno staff di 50 persone. Quindi il festival deve ovviamente tenere molto eh, come dire, a misura i conti, se non riusciamo ogni anno a garantire un programma del genere con la presenza di una trentina di testate giornalisti, con la presenza di una decina di Big, più tutti gli altri ospiti che vengono a Salina e tutto ovviamente il movimento che si crea anche pre organizzativo e post festival. Quindi la risposta è sì e no, mh, mi aspetterei un aiuto maggiore dai nostri interlocutori istituzionali. Ecco, L'isola di Salina quanto ha beneficiato in questi anni dal festival? Guarda, non devo dirlo io, basta parlare con persone in salina. È sicuramente tantissimo, innanzitutto in termini di cosiddetta brand identity, di brand reputation Abbiamo creato un'isola legata al cinema, legata alla dolce vita, legata alla presenza di tanti attori e personaggi e questo ovviamente crea un indotto e anche una pubblicità non quantificabile l'indomani ma quantificabile nel tempo. Quando io vado in giro tutti dicono Salina l'isola del cinema, Salina l'isola del dolce vita, Salina l'isola dei postini, quindi abbiamo un po' sulla scia di Troisi, la resa c'è bene nel mondo, continuato a consolidare e a consacrare questa isola legata al cinema e poi in quei giorni ovviamente, ovviamente lanciamo l'estate si crea un grandissimo motore economico, lo dimostro il sold out in quasi tutte le strutture ricettive. Massimiliano ti fermo un attimo perché abbiamo una sorpresa, un'altra sorpresa oltre a Lucrezia. Pronto? Sì. Al telefono. al telefono Enzo Iacchetti, un altro dei premiati della dodicesima edizione del premio Troisi che si terrà appunto a Salina, come abbiamo detto. Enzo intanto grazie. Cosa significa per te ricevere questo riconoscimento dedicato al grande Troisi? Beh... Insomma, come, come dirti, significa che sto diventando vecchio, perché, perché di, di solito non mi danno i premi alla carriera oltre i 70 anni. Però in memoria di Troisi si fa di tutto, insomma, per cui sono felice e contento. Ecco Enzo, tu hai avuto modo di conoscere Troisi? No, purtroppo no, e questa cosa mi rammarica perché... Quando lui cominciava a diventare molto popolare io purtroppo ero ancora nelle osterie a suonare i valcer con la chitarra, eh, ma lo amavo sicuramente già dal primo film e eh, da, da quando lo vedevo in televisione la domenica. Enzo in studio con me c'è l'organizzatore, sì. il patron Massimiliano Cavaleri Enzo intanto grazie se di possiamo... aver accettato l'invito eh, noi insomma ti aspettiamo ovviamente a Salina ma, ma il tuo ricordo Aspetto del postino comunque. il tuo ricordo del postino che fu girato a Salina se sei un ricordo in particolare di questo grande ultimo film di Troisi Sì, beh, beh lo so, lo so che Salina è il luogo dove hanno girato il postino certo che lo so eh, beh, sarà emozionante. Io sono venuto alle Olie più di una volta in vacanza, ma non a Salinas, quindi eh, per me è la prima volta e sono contento di essere di nuovo lì. E, beh, e poi cercherò di andare a, a visitare, come si fa quando si, ci sono delle cose belle che sono state registrate: si, si va e ci dice qua c'è stato questo, qua c'è stato quello un curioso sì quindi mi darò da fare grazie grazie Iacchetti allora ti aspettiamo a Salina per il premio Troisi dal 16 al 18, al 18 giugno benissimo eh, saluto Lucrezia che stimo molto Va bene. ciao ciao grazie ciao Vabbè. Lucrezia Ci ciao poco, poco. Non ti sento, no? non ti speriamo sento? sì Speriamo di fare delle cose dai, in teatro che sei molto brava. Eh, io ancora mi devo scoprire in teatro, ma prima o poi la fa, ce la faranno. Ti Enzo, non ti sento perché sono da un'altra eh, parte, sì. ma quando siamo ci racconteremo, non so se tu senti me. Molto, volentieri, molto volentieri. un abbraccio. Ciao cara, ciao. ciao. Grazie, grazie, grazie Enzo Iacchetti. Massimiliano, anche questa è una, una notizia che abbiamo, che abbiamo dato in apertura La presenza di Enzo Iacchetti a Salina insieme a tanti altri artisti. Ma c'è un sogno nel cassetto che conti di realizzare nel prossimo futuro? Eh, sì, intendi sempre il festival. festival. Ma io inseguo da molti anni due, due personaggi, che... in realtà tre personaggi che amo molto e non è facile farli venire a Salina e sono il maestro Giuseppe Tornatore. Il maestro Carlo Verdone e il maestro Roberto Benigni, che con Troisi fece E non ci resta che piangere. Sono tre sogni nel cassetto che ogni anno cerco di inseguire. Sono ovviamente personaggi che non vanno ovviamente in tutti i festival, sono sempre molto impegnati. Salina non è dietro l'angolo, c'è un grande sacrificio per arrivare lì. Bisogna fermarsi almeno due o tre notti, se no, diciamo che da Roma o Milano, addirittura dall'estero. Diventa molto faticoso. Questi sono poi tantissimi attori e registi vorrei invitare, ovviamente ho invitato e ogni anno li rinvio, poi cerco di recuperarli nelle edizioni successive. Come Lucrezia, in seguito a un po' di anni. Però i tre sogni forse sono questi, sì. Ecco, Lucrezia siamo in conclusione. Eh, abbiamo detto che più volte eh, Massimiliano ti ha rincorsa per averti assalita, ma di questo premio se ne parla a livello nazionale? Se ne parla, se ne parla, assolutamente sì, è vero, è vero, purtroppo ci sono problemi di distanze, perché arriva, arrivare a Salina è come andare in India, è come andare dall'altra parte del mondo, però questo è il problema delle isole. Comunque se ne parla, se ne, certo che se ne parla, e poi ne parleremo anche noi sui nostri social. E, senti, e poi devo dire veramente complimenti a Massimiliano che mette tutte queste energie, queste forze eh, in, questo, in questa impresa low budget. Veramente ti faccio tanti complimenti. Grazie. Lucrezia, possiamo dire cosa stai facendo in questo periodo? Ma ah, guarda, ho finito di girare eh, mese. Poco tempo fa un, un, un film con Michela Giraud che ha raccontato la, la sua storia e io ho interpretato sua madre, un personaggio abbastanza <ride> assurdo, mi sono molto divertita. E poi ho fatto, come al solito, io, il mio inverno teatrale, ho, ho fatto una bellissima commedia con la regia di Daniele Salvo, che la, si chiama La Divina Sara Bernard con Stefano Santospago, Spago, mio collega di lavoro, e poi ho portato in giro con la regia di Francesco Zecca un altro bellissimo monologo eh, che è l'uomo dal fiore in bocca di Friandello, eh, che abbiamo ritrasformato in una versione femminile. Massimiliano, concludiamo con l'invito al festival. Abbiamo parlato degli artisti, abbiamo parlato brevemente del programma, ci saranno anche delle sorprese? Sì, sì, stiamo lavorando anche alla, ad alcuni film, eh, però ancora cioè, non, ho, non ho i dettagli non posso an anticiparti più, più di tanto. No, naturalmente, invitiamo tutti i siciliani e non solo a venire a Salina in quei giorni: venerdì 16, sabato 17, domenica 18 giugno. Per conoscere o tornare per chi già la conosce nella magnifica Salina, e tornare quando c'è il festival, quindi quando è possibile chiacchierare con Lucrezia Lantella Rovere o con tanti altri attori e registi, vedere dei film, ascoltare delle interviste molto belle. Su, sulle quali lavoriamo tanto, non sono diciamo, le interviste eh, giornalistiche, sono interviste molto autoriali, molto approfondite, con filmati, con retroscena, con delle chicche. Quest'anno avrò anche un'altra chicca e chiudiamo così: che avremo la prima video intervista girata a Massimo Troisi e Festival di Cannes nel 1981 quando ancora Truisi aveva girato tanto un film, Ricomincio da Tre, quindi era famoso a televisivo, ma stava avendo successo il livello cinematografio. C'è cioè, la prima intervista video che ha montato per noi la Lecco Film Commission e quindi avremo anche questa chicca inedita. Abbiamo terminato, grazie a Lucrezia Lante della Rover, collegata in diretta con noi per tutta la puntata, una puntata speciale dedicata al cinema, al premio Troisi, grazie, grazie Lucrezia, e ci vediamo a Salina. Ci vediamo a Salina, ma mi dimenticavo anche di dirvi che poi durante la pandemia, in questo periodo in cui abbiamo detto che ci siamo nutriti di cinema, di teatro eccetera, eh, ho scritto anche un libro, ho scritto la mia autobiografia che si chiama Apnea, quindi magari poi quando vengo giù a Salina eh, vi racconto. Grazie, grazie a Massimiliano Cavaleri, grazie direttore artistico di Mare Festival, Premio Troisi, quest'anno è la dodicesima edizione dal 16 al 18 giugno. A Saline. Grazie a chi ci ha seguito da casa, appuntamento alla prossima intervista con altri ospiti. Buona serata. Buona serata.